Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Salotto del Gaming. Oggi parliamo di fantacalcio e stiliamo la top 11 dei giocatori che sono i più in forma nel mese di marzo. Ho cercato di inserire i giocatori le cui squadre hanno fatto più punti nelle ultime 3 giornate di Serie A. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per contenuti di questo genere. Vi lascio al video. Partiamo dalla difesa, ho scelto Sommer, il portiere dell'Inter, per lui solo 2 gol subiti nelle ultime 3 partite contro Genoa, Bologna e Napoli. Ha una fanta media voto di 6,12. Rimanendo nell'Inter ho scelto Bastoni, che ha giocato solo 2 delle ultime 3 partite, prendendo un 7 e un 6,5. Ottimo difensore da modificatore che chiude con una fanta media voto del 6,48. Andiamo nell'altra sponda milanese con Theo Hernandez, vero top del fantacalcio in difesa. Ha messo a segno un gol con grandi prestazioni. Il Milan ne ha vinte 3 su 3. È un elemento fondamentale nelle rose che puntano alla vittoria finale. Fanta media voto del 6,58 per lui. Concludiamo con Llorente, difensore della Roma, che ha regalato con un gol il pareggio in extremis contro la Fiorentina. Fanta media voto del 6,04 per lui. Passiamo al centrocampo dunque, il reparto con i giocatori più in forma al momento, che devono essere schierati necessariamente. Primo fra tutti Pulisic. L'esterno statunitense ha segnato 2 gol e portato il Milan alle vittorie. Ha una fanta media voto di 7,52. Secondo Lorenzo Pellegrini, che anche lui con 2 gol si sta caricando la Roma sulle spalle. È una vera certezza al fantacalcio e da quando è subentrato De Rossi in panchina a Roma. Ha una fanta media voto di 7,29. Figlio d'arte Daniel Maldini, che si sta ritagliando molto spazio nel Monza. 2 gol anche per lui nelle ultime 2. L'ultimo su punizione da oltre 20 metri, con il suo destro ha disegnato una parabola imparabile per Scuffè. Fanta media voto del 7,04. Concludiamo i centrocampisti con Fabian, stellina dell'Inter, vero centrocampista da bonus, uno dei migliori in rapporto minuti giocati e bonus. Già 5 bonus per lui, fanta media voto del 7,22. Ora passiamo all'attacco. Senza top di reparto, scegliamo i giocatori che stanno facendo più la differenza attualmente. Il primo di questi è Shomurodov, che subentrante nel Cagliari, con una doppietta ha portato il Cagliari a fare punti. Ha una fanta media voto del 6,54. Secondo attaccante scegliamo Khedira, l'attaccante del Frosinone, che sembra essersi preso il posto da titolare, a discapito di Caio George. 2 gol per lui nelle ultime 3 partite. Fanta media voto per lui del 6,55. L'ultimo attaccante è il Tati Castellanos, attaccante della Lazio, che ha messo a segno 2 gol, tutti contro il Frosinone, tutti nell'ultima partita. L'ho messo perché secondo me può essere il titolare della nuova Lazio di Tudor, e quindi scalzando il buon vecchio Ciro Immobile. Ha una fanta media voto del 6,61. Questa è la mia top 11 di marzo, ragazzi. Spero siate d'accordo con me. Fatemi sapere se aveste fatto altre scelte. Commentate e iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo genere. Un saluto dal Salotto del Gaming. A presto!